Forza con ste mani, forza, che siamo alla fine. Oh, che belle queste cartoline. Adesso un altro brano molto bello, perché si parla di colori. Arc-en-ciel di Flavio Barba. Kandinsky sostiene che il colore può avere due possibili effetti sullo spettatore. Uno fisico, superficiale e basato su sensazioni momentanee, determinato dalla registrazione da parte della retina. Ed uno psichico, dovuto alla vibrazione spirituale attraverso cui il colore raggiunge l'anima. E per spiegare questo effetto utilizza una metafora musicale. Il colore è il tasto, l'occhio è il martelletto, l'anima è un pianoforte con molte corde. I colori freddi, ad esempio l'azzurro, sono abbinati a strumenti il cui timbro genera emozioni distanti e indifferenti, come il flauto o il clarinetto, mentre quelli caldi, come il giallo, vengono rappresentati dai timbri squillanti degli ottoni, capaci di trasmettere una vitalità prorompente. La composizione inizia in contrappunto fra le varie sezioni che lungo la sua stesura, pian piano, si aggiungono alla cellula melodica iniziale proposta dal flauto, a rappresentare uno ad uno i colori che compongono l'arcobaleno. Il tema principale, di carattere corale, raffigura i colori nella loro totalità e la sua esposizione in tonalità differenti incarna l'effetto cangiante del cromatismo visivo. Dunque, Arc-en-ciel di Flavio Bar, dirige Gaetano Seminara. Thank you.
Siamo quasi arrivati alla fine, la cosa mi dispiace, mi dispiace molto, e devo dire che sono molto contenta, Giancarlo, di aver passato con te questi 3 giorni, perché ho imparato tante cose. Questo lo hai detto fuori dal microfono. No, è vero, ogni volta c'è da imparare tantissimo, quindi spero che questa esperienza si possa poi ripetere. Comunque dai, siamo alla fine, siamo all'ultimo brano, e questo lo presenta Giancarlo, anche perché sicuramente sa aggiungere qualcosa anche proprio di suo con la sua esperienza. Allora, Rhapsody for Euphonium di James Carnot. L'eufonio è uno strumento di particolare importanza nei gruppi di strumenti a fiato, meno importante nella letteratura colta della musica, però ha un'espressività tale per essere considerato veramente uno strumento importantissimo. Nel caso nostro, questo eufonium è un ragazzino, quanti anni hai? 16, 17, 15, Philip Fontana. È un ottimo solista, diventerà un ottimo musicista. Anche lui viene dalle scuole delle bande, ma soprattutto lavora con l'istituto musicale. Attenzione, non dimentichiamoci che senza il supporto dell'istituto musicale e della SFOM noi abbiamo comunque il fiato corto. E grazie a una collaborazione sempre crescente con queste istituzioni, non con altre, noi possiamo arrivare molto in alto. E Philip ci sta arrivando in alto. Ma veniamo al brano. Il lavoro, originariamente scritto da James Carnot solo come pezzo di insegnamento per i suoi studenti di Euphonium, che sarebbe poi il Bombardino, è diventato in breve tempo una delle opere più significative della letteratura per quello strumento. Scritto in 4 sezioni, lento, veloce, lento, veloce, è dotato di un eccellente equilibrio di gioco melodico e di passaggi tecnici. Un'avvertenza prima di passare nuovamente il microfono ad Elena. Fatemi un regalo. Finito questo pezzo, non andate via, perché c'è un'ultima sorpresa che nessuno si aspetta. Adesso lasciamo parlare Elena. Devo dire ben poco, però è con grande piacere che annuncio Rhapsody for Euphonium, dirige il maestro Gaetano Seminara. Thank you.
Bravissimi, eccezionale, era una bellissima chiusura.